Per Castellammare e Primastabia anticipano alcuni temi che saranno discussi in Consiglio Comunale domani, ribadendo la propria posizione di opposizione costruttiva, un'opposizione però nettamente contro gli slogan del «qui tutto va bene» lanciati dalla maggioranza. E soprattutto dalla consapevolezza che abbiamo che la città vive un momento complicato, difficile, insomma, rischia di avere davvero un problema di assenza di prospettiva se non c'è un impegno di tutti. I capigruppo Bozza e Ungaro, insieme agli altri componenti Zingone e Cimmino, pretendono risposte nette dalla maggioranza in merito alle mozioni in discussione presentate a novembre, creazione del polo termale, riabilitativo e congressuale Stabiese e programmi, proposte ed azioni per il centro antico. Nel programma per il centro antico che noi abbiamo presentato c'è il tema termale, c'è il tema della riqualificazione dell'area portuale, c'è il tema del patrimonio comunale da utilizzare per, c'è il tema del rapporto con l'università e dello studio dell'università fatto dai tecnici. Allora se diciamo l'assessore è stato concursato sul problema della villa comunale non solo ad andare in regione, noi con piacere l'abbiamo accompagnato. Villa comunale che entro il 31 marzo dovrà essere consegnata preferibilmente tutta. Qualora non fosse così, la Regione sarebbe disposta a concedere una proroga temporale, ma senza finanziamenti. Tra gli argomenti da discutere, inoltre, lo sviluppo urbanistico della città, che non è soltanto l'area residenziale che dovrebbe sorgere nel complesso Cirio. C'è la questione del piano casa, che non riguarda solo la Cirio, perché si commetterebbe un errore. La Cirio fa parte di investimenti di sviluppo turistico, ma in termini però non ricettivi, ma soltanto in termini residenziali. Ci sono altri progetti all'attenzione di questa amministrazione. Quant'è che si fa in Consiglio Comunale una disquisizione seria sullo sviluppo complessivo urbanistico della città? Manca, secondo Gaetano Cimmino, anche la programmazione per le periferie. Parlo del rione, diciamo Moscarella. Sono state fatte le strisce pedonali, la segnaletica verticale con uno spartitraffico, ma è stato fatto solo là. Ma non c'è stato, non è stata concordata una pianificazione, senti, facciamo le strisce dove stanno, le strisce pedonali, dove sono le scuole, dove stanno gli uffici postali, cioè si va, si interviene solo perché bisogna spendere forse quella cifra che è postata in capitolo. E la figura di alcuni assessori definiti ombra e che si vorrebbero presenti in consiglio. Cioè assessori che noi non abbiamo mai visto in consiglio comunale. I due gruppi chiederanno che venga rimossa una delibera sulle terme, una delibera che non convince nella sostanza e nei numeri. La struttura sia stata vandalizzata e che abbia riportato danni per circa 2 milioni di euro, questi sono atti presenti ai verbali della Commissione e a tal proposito abbiamo chiesto anche una perizia che potesse suffragare questa affermazione. La perizia ci è arrivata stamattina e diciamo va in tutt'altra direzione, sono circa 580.000 euro diciamo, i danni che sono stati arrivati, che però si capisce in soldoni che non è il frutto di uno studio approfondito, certosino, che abbia diciamo, tenuto in considerazione quelle che sono tutte le varie criticità e quelle che poi in sostanza la realtà dei fatti della problematica antiche terme. E che preoccupa perché potrebbe consegnare le antiche terme ad un imprenditore il quale potrebbe aprire attività anche non termali e senza il rispetto della clausola sociale. Antiche terme, quindi probabilmente quello che a noi preoccupa è proprio questa parolina famosa nelle more, perché sostanzialmente abbiamo il sospetto che possa essere celato dietro questo meccanismo poi una sorta di affidamento definitivo a qualche privato per la gestione delle terme.